Oggi vi mostro come fare quando il programma Cricut Design Space si blocca o diventa molto lento dopo un aggiornamento o dopo un lavoro. Se Cricut Design Space si apre ancora, fate clic su questo menu e poi su Impostazioni. Questa procedura vi serve solo per controllare dove vengono salvati normalmente i vostri file. Allora, come potete notare, io ho il salvataggio sia su cloud che su computer. Questa in genere è l'opzione migliore, però vi ricordo che il programma vi lascia dei file sul vostro computer. Chiaramente tutto questo non è affatto un problema, però è una cosa da tenere in considerazione quando poi andremo a effettuare proprio la procedura per ripristinare Cricut Design Space. Una volta controllato questo, chiudete la finestra e passiamo a gestione risorse di Windows. Questa è gestione risorse di Windows e io ho chiuso Cricut Design Space e adesso vado qui, quindi vado su C, poi su Utenti. Poi il vostro nome utente e poi questa cartella che si chiama Cricut Design Space. Come potete notare, all'interno di Cricut Design Space, della cartella Cricut Design Space, troverete altre cartelle. A noi interessa questa qua, la prima, che si chiama Local Data. È una cartella dove sono contenute delle informazioni e dei file che vengono utilizzati da Cricut Design Space quando lavorate in modalità offline. Quindi, prima di seguire questa procedura, vi consiglio di fare due passaggi. Il primo è quello di aprire Cricut Design Space almeno una volta in modalità online. Il secondo è di fare clic su questa cartella, poi clic con il pulsante di destra e fare copia. Quindi copiate la cartella, copiatela in un'altra cartella a mo' di backup. Quindi fate clic qui, incolla. Abbiamo l'intera cartella local data, vi faccio vedere, ci sono diversi file. Tra i file principali ci sono per esempio tutti i file immagini che avete utilizzato per le modalità offline, quindi apriamone una a caso per capire di che immagine si tratta. Potete guardare questo file qui che è contenuto in ognuna di queste sottocartelle che si chiama Preview. Questo per esempio è un pattern, è un riempimento, ma potete vedere che ci sono anche dei progetti. Per esempio, ritorniamo qui nella cartella principale, riandiamo di nuovo dentro Image e guardiamo per esempio questo. Questa è la scatolina che è stata utilizzata in uno degli ultimi progetti e così in tutte le altre cartelle. Ci sono quindi vari elementi dei progetti che avete utilizzato. Questo è uno dei motivi per cui vi ho detto di aprire almeno una volta Cricut Design Space in modalità online. Cosa succede? Quando lavorate in modalità online, Cricut Design Space sincronizza tutti i file che avete utilizzato anche in modalità offline, quindi quelli che sono contenuti nel vostro computer, li sincronizza nel cloud, quindi avete due copie sia nel computer che nel cloud. In ogni caso, io vi ho fatto fare questo backup perché per qualsiasi problema voi avete sempre i vostri file a disposizione, quindi non rischiate di perdere assolutamente nulla. Allora, ritorniamo alla cartella precedente. Questa è la cartella local data che si trova proprio all'interno di Cricut Design Space. Selezioniamola e cancelliamola. Come potete notare, la cartella non c'è più. A questo punto possiamo riaprire il nostro Cricut Design Space. Cosa succede? In questa cartella ci sono i file che usa Cricut Design Space per la cache. Adesso l'abbiamo svuotata completamente, quindi non dovrebbero esserci più problemi sia durante l'apertura che a volte durante l'utilizzo, magari durante appunto qualche funzione particolare. Apriamo Cricut Design Space.
Ecco qua, il programma si sta aprendo, ovviamente il mio collegamento internet è leggermente lento, quindi ci mette un po' di tempo, però eccolo qua, adesso mi sta ricaricando tutti i progetti, quindi non mi ha perso niente. Vi consiglio di fare ancora una piccola cosa, allora andate su questo menu View, andate qui su Force Reload e forzate il caricamento, quindi facciamo così. A questo punto il nostro Cricut Design Space è pronto, dovrebbe funzionare tutto correttamente. Io ho risolto diversi problemi che avevo anche per quanto riguarda la funzione di condivisione che mi dava spesso errore. Comunque si possono riscontrare veramente tanti tipi di errore. Quindi questa è una procedura abbastanza sicura, tra l'altro. Viene consigliato anche da Cricut, l'importante è che non dimenticate mai di fare un backup. Vi ricordo ancora un'ultima cosa, che nella cartella local data sono inserite anche delle impostazioni di preferenza, quindi impostazioni di preferenza dei materiali, della calibrazione delle lame e vari settaggi. In realtà esiste ancora un altro metodo, è un pochino più complesso, probabilmente ve lo spiegherò in un altro tutorial. Questo invece è finito, vi ricordo che per avere altre informazioni potete visitare il sito mycricut.it oppure potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut Silhouette Italia.